Buonasera a tutti amici di Rubrica Rossonera, in attesa della delicata partita di stasera, in attesa del delicata trasferta di stasera 20:45 contro il Napoli, parliamo di calciomercato perché l'area tecnica rossonera guidata da Paolo Maldini, Frederic Massara e dall'intero staff dell'area dirigenziale si sta già muovendo in qualche modo in maniera molto silenziosa, lontano dai riflettori per pianificare le strategie di mercato per il prossimo mercato invernale e per porre le basi per il prossimo mercato estivo. Facciamo una premessa: è giusto dire che la società deve continuare a lavorare, deve continuare a pianificare il futuro, perché le società forti, le società che vincono, le società che sanno cogliere le opportunità di mercato, lavorano tutto l'anno in qualche modo per sondare, per conoscere nuovi talenti in giro per il mondo. Partiamo dalla prima notizia di calciomercato, una notizia di calciomercato che deve in qualche modo, se fosse confermata, far cambiare strategia nelle prossime sessioni di calciomercato al Milan. Ovvero che Dalot, Diogo Dalot, il nostro terzino portoghese classe 1999, l'anno prossimo, secondo alcune fonti, non continuerà la propria avventura con la maglia rossonera. Perché questo? Perché il Manchester United vuole, non avrebbe alcuna intenzione di concedere riscatto al Milan. Quindi Diogo Dalot, che è arrivato, ricordiamo, in prestito secco la scorsa estate, ha fatto delle buone prestazioni in rossonero, niente di eclatante ancora, ma è un ragazzino giovane, però ha fatto dire di avere dei buoni colpi e lo United si è accorto attraverso gli osservatori della potenzialità di questo ragazzo e qui e soprattutto in virtù dell'investimento fatto, circa 20 milioni di euro investiti per lui quando fu acquistato dal Porto, allora lo United vuole dargli una seconda chance dopo aver in qualche modo fatto un percorso di crescita in un campionato difficile, campionato tattico come la Serie A. Quindi, se non ci saranno clamorosi colpi di scena, Diogo Dalot la prossima stagione dovrebbe far ritorno al Manchester United. E quindi il Milan sarebbe tornato su un profilo che ha già sondato nelle ultime sessioni di calciomercato. Stiamo parlando di Emerson Royal. Emerson Royal, che è un giocatore in forza al Betis Siviglia, un ragazzo anche lui del 99, terzino destro molto dinamico, molto tecnico, molto rapido, giocatore di grande spinta, che però è di proprietà del Barcellona. I Blaugrana sono ben disposti a cedere il calciatore perché, secondo nostre fonti, non rientrerebbe nei piani, nella programmazione strategica del club spagnolo. E quindi potrebbe accettare un'offerta intorno ai 20 milioni di euro. Vedremo se il Milan, dopo che probabilmente perderà Diogo Dalot, deciderà di investire con grande in qualche modo con grande determinazione su un terzino di buone qualità come Emerson. Intanto diamo una indiscrezione di calciomercato, di più che calciomercato di rinnovo, perché sarebbe pronto il rinnovo di Davide Calabria, terzino rossonero classe 96, dopo l'ottimo periodo di forma, dopo le ottime prestazioni che gli sono valse anche la prima convocazione nazionale, starebbe per rinnovare con il Milan alle stesse cifre, non ha chiesto nessun tipo di aumento di ingaggio e rimarrà al Milan anche nelle prossime stagioni. È importante che questi ragazzi del vivaio rossonero, se giocano con grande intelligenza, come sta facendo Calabria, con grande determinazione, mettendoci cuore, è giusto avere dei prodotti di vivaio e mantenerli nella rosa. Quindi ben spero che Calabria possa rinnovare quanto prima. Altra notizia di calciomercato è legata a Florian Thauvin, giocatore del 1993, giocatore che è di proprietà dell'Olympique Marsiglia, che piace moltissimo al Milan. Perché questo? Perché il giocatore è un giocatore duttile, può giocare in più ruoli nella tre quarti rossonera e poi per la sua situazione contrattuale. Ricordiamo che il giocatore è in scadenza al 30 giugno 2021. E quindi il Milan ha già preso contatto con il suo entourage per capire gli eventuali margini di un suo approdo rossonero, in rossonero. Sul giocatore ci sono diverse squadre, giocatori, anche l'Atalanta stessa sul calciatore, perché è un giocatore di buona qualità ed è un giocatore che è soprattutto è un calciatore moderno. Al Milan, se il Milan dovesse ricevere un'offerta concreta per Samu Castillejo, come nei giorni scorsi abbiamo paventato che l'Atletico Madrid e il Siviglia sono
sono sul giocatore spagnolo, il Milan potrebbe fare un'offerta concreta all'Olympique Marsiglia per prenderlo fin da subito e per rinforzare fin da subito la tre quarti rossonera. Se questo non dovesse accadere, il Milan continuerà a manifestare l'interesse per il ragazzo, ma cercherà di contattare il ragazzo, cercherà di assicurarselo per la prossima stagione sportiva. È noto che l'Olympique Marsiglia sta provando a far di tutto per mantenere il ragazzo, un giocatore che è importante sia a livello tecnico ma soprattutto a livello economico, ma sembrerebbe che Doven voglia fare un'esperienza professionale scusate, all'estero. E quindi dopo non aver sfondato in Inghilterra al Newcastle, vorrebbe provare a rifarsi un'altra avventura all'estero. Il giocatore vorrebbe un quadriennale, il Milan potrebbe essere disponibile a fare un quadriennale al ragazzo fino al 30 giugno 2025, mi dicono alcune fonti, con 3 milioni netti a stagione più bonus. Quindi un'offerta concreta, un'offerta che il giocatore insieme al suo entourage sta valutando molto attentamente, sta valutando insieme alla sua famiglia, sta valutando anche le altre offerte arrivate da altri importanti club europei. Secondo noi, tra circa una ventina di giorni il futuro di Florian Thauvin sarà molto più chiaro e sarà sicuramente capiremo se il Milan riuscirà a strappare il sì del ragazzo. Intanto, come avete visto, il Milan sta facendo passi concreti per il calciomercato, cercando sempre di rispettare la sostenibilità economica. La messaggio, la strategia del fondo Elliott e di Ivan Gazidis è chiara: ridurre gli ingaggi, ridurre e eliminare i rami secchi, i Biglia, i Musacchio, i Reina, giocatori che prendevano veramente tanto, aumentando però la competitività del club, la forza del club. Questa è la mission del fondo Io, tutto questo per tornare il prima possibile in Champions League e tornare a vertici del calcio internazionale. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di mettermi piace, di condividerlo e iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rossonera. E poi vi consigliamo di andare su Telegram e iscrivervi al canale Rubrica Rossonera, perché ogni giorno pubblicheremo lì i video e così non vi perderete nessuna notizia del nostro magico amato Milan. E come sempre, forza Milan, e speriamo veramente di fare una grande prestazione questa sera a San Paolo. Ciao a tutti, buona serata.